cominciare. In tempi anche recenti sarebbe stato un impegno di normale amministrazione. Tanta è stata la differenza tecnica a nostro favore fra le due nazionali. E basterebbero le nostre 20 vittorie contro le 6 svizzere a sottolinearlo. Ma negli ultimi tempi il calcio svizzero è salito molto rapidamente. Tutti ricorderanno i due splendidi incontri con l'Inghilterra dello scorso anno. Per contro il calcio italiano, che deve voltare le spalle ai messicani, alla ricerca di quelli che ci rappresenteranno in Germania, dove contiamo di andare, è in un momento di transizione, tanto che ci troviamo a Berna con un discreto batticuore. Le formazioni sono già schierate in campo, avete ascoltato l'inno di Mameli, questo è l'inno nazionale svizzero. Le formazioni sono quelle annunciate ieri, sia da parte di Valcareggi che del selezionatore elvetico. Dirige una terna arbitrale tedesca, l'arbitro è Cencher. Fa molto freddo, gli azzurri hanno trovato un clima di inoltrato inverno alpino. Il pubblico colma le tribune del piccolo stadio di Waldorf. Sono presenti 50.000 spettatori, numerosissima e estremamente canora la rappresentanza italiana. Vi rileggo le formazioni prima di iniziare. L'Italia gioca nella medesima formazione che ha giocato contro il Lussemburgo, e cioè Zoff, Spinosi, Bellucci, Agroppi, Rosato, Burnic, Mazzola, Capello, Chinaglia, Rivera, Riva. In panchina Albertosi, Bett, Benetti, Causio, Bettega. La formazione svizzera: Prosperi, Ramsayer, München, Poffi, Hasler, Odermatt, Kuhn, Chapuisat, Palmer, Müller, Jean Dupé. La nazionale italiana gioca in maglia bianca con striscia azzurra sul petto, per le medesime ragioni eurovisive che l'hanno costretta a questo cambiamento in Lussemburgo, e cioè la maglia azzurra e quella rossa degli svizzeri apparirebbero identiche sui teleschermi europei. La partita è trasmessa tra diretta, registrata, differita e sunteggiata in 7 paesi europei. Per la televisione italiana, oltre alla ripresa diretta, sono presenti Carlo Sassi, Sergio Arnold e Mariso Varagnolo, che approntano un servizio per la domenica sportiva. Per la radio trasmette in diretta Enrico Ameri con Sandro Sciotti e Giuseppe Viola. L'Italia gioca il primo tempo alla sinistra dei nostri teleschermi, maglia bianca, vi ripeto. Ecco, avete visto Riva accanto all'arbitro tedesco Cencher. Il capitano della nostra nazionale è Mazzola, che questa sera passa al secondo posto insieme con Caligaris nelle presenze, a 5 presenze dal leader di tutti i tempi che è Giacinto Facchetti. Giacinto Facchetti, che da qualche tempo non fa più parte del clan azzurro, ma che tutti rimpiangiamo e per la sua bravura e per la sua serietà di uomo e di atleta, non fosse altro che per la dignità con cui ha accolto l'esclusione appunto dalla rosa degli azzurri. È stato
a Groppi a portare la palla e a rimetterla. Chinaglia, il passaggio ancora indietro ad Agroppi, l'intervento di Palmer ed è ancora un fallo a nostro favore. La rimessa in gioco questa volta è di Rivera. Chinaglia, ed è il primo tiro a rete senza difficoltà per Prosperi, ha tirato Chinaglia dopo 50 secondi di gioco. Da Chapuisat, la palla è andata a Boffi, è il difensore che ha preso in consegna Riva, ecco Odermatt, il capitano, 32 presenze in nazionale svizzera. Poi il gioco si sposta sulla sinistra dove c'è il terzino Hasler, alle prese con Mazzola, ecco Chapuisat, ha portato indietro la palla Jean Dupé, il passaggio indietro di Kuhn, la riapertura ancora sulla sinistra per Chapuisat, ecco avanzare il libero München, poi ecco Boffi ed è Chinaglia in posizione difensiva che lo arresta, si scontra un po' con Capello, ecco il lancio di Rivera, Capello ha fermato l'azione Chapuisat con il passaggio indietro, riparte la Svizzera con Kuhn mentre sulla destra c'è Ramsayer. Ecco il cross del terzino, non controlla la palla Jean Dupé, torna la palla Jean Dupé, intervento di Spinosi, poi di Agroppi che allontana dalla nostra area di rigore. La palla è uscita oltre la linea bianca sull'azione di Agroppi, ci sarà quindi una rimessa in gioco. Anzi no, è un calcio di punizione per fallo di Agroppi, battuto da Odermatt, Kuhn, l'apertura di Kuhn su Palmer che non controlla bene la palla e la porta fuori del campo, la rimessa in gioco di Bellugi e l'intervento di Zoff che tocca il suo primo pallone. L'Italia gioca a Berna questa sera la seconda partita del suo girone eliminatorio per la Coppa del Mondo del 1974, le cui finali si svolgeranno in Germania. L'Italia gioca la sua seconda partita, la prima l'aveva già giocata 15 giorni fa in Lussemburgo e vinta per 4-0. Domani le altre due squadre del nostro girone, e cioè Turchia e Lussemburgo, si incontreranno ancora in Lussemburgo. C'è stato un fallo commesso da Spinosi, punito con questo calcio di punizione che viene battuto da Odermatt. Parata di Zoff, parata di Zoff su tiro di Jean Dupé. E poi il centravanti Müller non ha sfruttato la favorevolissima occasione. Vediamo se il regista elvetico ci fa rivedere questa azione. C'è stato un tiro di Jean Dupé parato da Zoff, la palla è andata a ricadere davanti ai piedi di Müller che l'ha spedita sul fondo. Palla gol per gli svizzeri dopo 5 minuti di gioco. La puntata di Chinaglia, poi il passaggio di Hasler che ha saltato Rivera, ancora Rivera, Mazzola, Mazzola fermato da Hasler che ha scambiato due volte con Kuhn, Jean Dupé, fallo di Rivera su Jean Dupé, calcio di punizione in favore degli svizzeri, la palla sulla sinistra per Kuhn, scambiata la palla fra Kuhn e Müller, ancora Kuhn,
intervento di Capello che mette in calcio d'angolo per evitare il cross di Kühn. È il primo calcio d'angolo, è in favore degli svizzeri. Odermatt tira dalla bandierina, sbaglia la direzione e manda la palla direttamente sul fondo. L'inizio è vivacissimo, c'è stato un tiro di Chinaglia nel primo minuto e poi si sta realizzando il previsto forcing iniziale degli svizzeri, i quali hanno avuto una palla gol un minuto fa, un tiro di Jean Dupuy respinto da Zoff e poi una deviazione non riuscita di Müller verso la nostra porta. Chinaglia e Spinosi hanno tolto la palla a Müller commettendo fallo prima l'uno poi l'altro e quindi c'è un calcio di punizione in favore della Svizzera. Lo calcia anche questa volta il regista Odermatt servendo male Chapuisat, che comunque riesce in qualche modo a lasciare la palla a Boffi che tira da lontano. Tiro da lontano di Boffi al settimo minuto sul fondo. Lunghissima la respinta di Zoff, salta Chinaglia, salta anche il lungo libero Munchen che allontana. Ha messo fuori Bellugi sulla puntata di Palmer, Odermatt rimette in gioco anche con le mani, da Chapuisat indietro a Kühn. Il lancio di Kühn sulla sinistra dove si è spostato Hasler, rovesciata di Rivera, poi Burnic, Spinosi, sull'assalto di Hasler rinvia come può Spinosi, Munchen rimette azione ancora Hasler che si è riportato in avanti. Rosato viene spinto lateralmente da Müller e l'arbitro questa volta comanda il calcio di punizione in favore della squadra italiana. Qui i nostri monitor nel settore dell'Eurovisione hanno delle lunghe interruzioni, auguriamoci che siano soltanto qui sul campo e che la vostra ricezione sia buona. Ecco il terzino destro Ramsayer che si lancia in avanti inseguito da Agroppi e Agroppi lo raggiunge al momento del cross e gli manda la palla in calcio d'angolo. Secondo corner degli svizzeri in questi primi 9 minuti di gioco. Lo calcia anche questo Odermatt. Chapuisat, Palmer ha vinto il duello di forza con Bellugi, Hasler, scatto di Müller. I nostri difensori reclamano per il fuorigioco, comunque Müller ha controllato bene la palla, ma per nostra fortuna ha sparato fuori, dico per nostra fortuna perché l'arbitro e il guardalinea hanno dato per regolare la posizione di Müller e quindi la palla che lui ha scagliato verso la porta di Zoff era buona. Comunque ha sbagliato la mira. Nuovo tiro degli svizzeri con Müller al decimo minuto del primo tempo. Odermatt va a rimediare a un po' di confusione dei compagni a metà campo, Hasler sposta su Ramsayer il quale serve involontariamente Chinaglia, Rivera ad Agroppi, scambio di Agroppi con Riva, sfiora la palla di testa Hasler, Odermatt calmissimo indietro a Ramsayer che ritorna la palla ad Odermatt. Bel disimpegno degli svizzeri, Rosato anticipa Müller, Rivera fermato, non gli riesce il tentativo di passaggio a Mazzola, va a terra Rivera su intervento di Kühn ed Odermatt risospinge i suoi in avanti.
sposta il gioco sulla destra dove deve correre a perdifiato indietro Jean Dupuy per mantenere la palla in campo. Ramsayer, Kuhn, Hassler, bellissimo il lancio sulla destra per Chapuisat, va a terra Rosato, ma l'arbitro fischia il calcio di punizione, Rosato è stato caricato da Müller. Calcio di punizione in favore della nostra squadra che viene battuto da Zoff. Comunque avete notato la bell'inserimento dalla destra di Chapuisat. Chinaglia sul quale interviene Boffi. C'è stata un'inversione di marcatura nella squadra svizzera rispetto alle previsioni. Boffi doveva marcare Riva, invece gioca su Chinaglia e Riva è stato preso in consegna da Ramsayer. Rimessa in gioco di Rivera, Mazzola. Riesce il cross di Mazzola, Capello, Riva e Rivera giunge con un attimo di ritardo sul tiro cross di Riva. Riva indubbiamente ha inteso tirare in porta, però Rivera è giunto un attimo di ritardo a deviare il tiro della nostra ala che terminava sul fondo. La palla gol quindi per l'Italia, mancata sia dall'uno che dall'altro. Spinosi, ha commesso fallo intervenendo male su Jean Dupuy, calcio di punizione in favore degli svizzeri. Odermatt ad Hassler, sul quale recupera Groppi, ma Hassler serve Müller. Müller, il cross di Müller taglia tutta la nostra difesa e dalla parte opposta Ramsayer, il terzino destro, grazie ancora una volta la nostra difesa. Ecco, rivediamo, vedete sulla destra arriva Ramsayer che spara fuori mentre Zoff e i nostri stavano ancora recuperando la posizione. Sul colpo di testa di Capello il lancio è sulla sinistra per Rivera, fermato da Odermatt. Kuhn ha scambiato con Balmer. Sbaglia il passaggio dietro Müller. Rivera va via sulla sinistra, duello Rivera-Odermatt. Andato a terra Rivera, ma l'arbitro ha dato un calcio di punizione alla Svizzera per simulazione di fallo. Battuto il quale, vediamo una lunga azione di Kuhn, poi Chapuisat. È assai temibile la squadra svizzera, almeno da questo primo quarto d'ora di gioco. Il punteggio è 0-0. Un bel gioco arioso, vedete, belle aperture, questo è Boffi che va anche lui in attacco. Ecco il cross, scivola Balmer che era al centro dell'area, mentre poi Agroppi porta autorevolmente lontano la palla. Mazzola serve Rivera, ecco che va in attacco Rosato, sbaglia però il cross. Riva e Chinaglia erano in area avversaria, sbagliato come direzione il cross di Rosato, la palla è sul fondo. Questi è Balmer in lotta con Bellugi. Scambio doppio Bellugi-Burnic. Poi allontana Zoff. Capello, Burnic,
lascia Rivera, Chinaglia anticipato dalla respinta di Boffi, riprende Capello, Chinaglia, Capello, tiro di Capello e parata molto bella di Prosperi sul pallone che aveva toccato terra davanti a lui. Tiro di Capello, 16° minuto del primo tempo. Prevale la Svizzera come gioco d'assieme, le risposte degli azzurri in contropiede però si stanno facendo più insistenti e pericolose. In fondo è il tema che ci aspettavamo da questa gara. È stato commesso un fallo su Müller da parte di Rosato, Odermatt batte questa punizione che spiova in area. Ha respinto Bellucci. Burnic, Mazzola, Capello, tentativo di passaggio di Capello arriva, fermato con una certa disinvoltura da Odermatt con il tacco, poi ecco ancora Odermatt. Si avanza e il terzino Ramsayer che effettua un bel cross. Bellucci si sdraia in terra, tocca la palla con la testa, gli svizzeri reclamano il rigore perché sostengono che ha toccato con la mano. L'arbitro fa proseguire il gioco. Kuhn Jean Dupé, intervento di Rivera che poi riceve da Mazzola, poi da Riva, Chinaglia, fuori gioco. Beh, l'arbitro concede il gol di Chinaglia al 18° minuto. Mi corre l'obbligo di dirvi che Chinaglia si trovava oltre Boffi e che il guardalinee aveva sventolato. Rivediamo l'azione con il gol di Chinaglia segnato al 18° del primo tempo, ma il guardalinee aveva sventolato. Vediamo cosa succede. Fuori gioco, era fuori gioco. Quindi il punteggio è 0-0. Quando Chinaglia era scattato, io avevo guardato e la posizione del nostro centravanti, ecco, rivediamola ancora nella ripetizione, eccola. E mi era sembrato in fuorigioco. Ad ogni modo il guardalinee aveva sventolato ed ora lo stesso guardalinee ha confermato all'arbitro Schencher che Chinaglia si trovava in fuorigioco, quindi il punteggio è 0-0. Gol di Chinaglia al 18° del primo tempo, annullato per fuorigioco. Risponde la Svizzera con questa puntata di Müller sulla sinistra che frutta agli elvetici il terzo calcio d'angolo. Questa volta l'ha calciato Jean Dupé. Odermatt rimette verso Zoff, che esce dopo che la palla aveva rimbalzato pericolosamente nella nostra area di rigore. Mazzola, Chinaglia, bella lungo a Burnic che si trova in attacco. Mazzola, anche Agroppi in avanti, Agroppi, Chinaglia, che stavolta il tiro di Chinaglia va fuori un paio di metri sulla destra di Prosperi.
tiro di Chinaglia, 21esimo minuto del primo tempo, il punteggio è 0-0. Chinaglia aveva segnato al 18esimo. In un primo tempo Schencher aveva concesso il gol, poi lo ha annullato su parere del guardalinee, che onestamente aveva sventolato al momento dello scatto del nostro centravanti. Jean Dupé. Calcio di punizione in favore di Spinosi, che era stato trattenuto irregolarmente dall'avversario. Poi una rimessa in gioco di Mazzola, che è andato a spostarsi in quella zona del campo. Servizio per Rivera, ribatte Kun. Odermatt. Nuovo cross di Odermatt, esce Zoff. Agroppi, Rivera. La partita è apertissima, come vedete. Chinaglia. Chinaglia. Riva. Scambio Chinaglia-Riva, molto bello, con palla di ritorno a Chinaglia, che va a terra mentre si chiude attorno a lui ogni corridoio. È stato Munchain a favorire l'intervento di Prosperi. Adesso c'è un fallo di Ramsayer ai danni di Agroppi. La partita riprende con un calcio di punizione in favore della squadra italiana. Ha battuto Bellucci, colpo di testa di Riva. Rivera ancora al centro, colpo di testa di Munchain, che rischia l'autogol. Poi ecco che allontana Ramsayer. Capello riconquista un pallone servendo indietro Mazzola. Cross di Mazzola, ha allontanato Ramsayer. Chinaglia non tira per l'intervento di Kun. Ramsayer va a evitare il palo laterale. Odermatt. Ramsayer servito da una finezza di palleggio di Odermatt. Palmer riconquista però la palla. Rivera. Capello. Rivera. Rosato. Colto in contropiede Chinaglia, non aggancia, allontana Munchain. Questi è Boffi. Abbiamo visto un'azione di Chapuisat, che è l'unico vero professionista della squadra svizzera, gioca in una squadra francese. Il dribbling è di Hassler, fermato da Burnic. Colpo di tacco di Rivera a Mazzola, riprende la palla Chapuisat. Ancora Chapuisat in zona tiro. Kun. Odermatt, che tutti cercano nella squadra svizzera, è l'ispiratore del gioco. Ancora un suo bel palleggio. E Müller. Müller, servito bene da Jean Dupé, tira in diagonale un pallone che passa un soffio sulla destra della nostra porta. Tiro di Müller al 25esimo del primo tempo. Italia e Svizzera 0-0. Riva ha riconquistato un bel pallone. Chinaglia intanto era scattato, non riesce a fermare il suo passaggio. Boffi. Kun. Sulla destra Palmer. Fallo di Bellucci. E calcio di punizione in favore degli svizzeri. Lo calcia Odermatt, in barriera è solo Agroppi. Ha messo fuori area Bellucci,
Questi è Mazzola, aspetta che i nostri si riportino in avanti, Chinaglia in posizione di ala destra, Capello colpisce male la palla mandandola lontanissima dalla porta svizzera, tiro di Capello fuori al 26esimo. Odermatt, ha riconquistato la palla Capello togliendola a Jean Dupé, la riporta in avanti a Groppi in posizione di ala sinistra, Rivera ha saltato molto bene il suo avversario, Rivera, tiro, parata di Prostoli, tiro di Rivera, teso e raso terra, dopo bello spunto personale, parata di Prosperi, 27esimo. La partita è molto bella, interessante, anche se indubbiamente farà soffrire i tifosi della nazionale italiana. Adesso viene avanti Odermatt, ecco servito Chapuisat, bellissimo il cross di Chapuisat, che Zoff con un bel colpo di reni devia il calcio d'angolo. Vedete come le azioni si susseguono da una parte e dall'altra ed ogni squadra tenti di passare in vantaggio. Ha allontanato a Groppi il calcio d'angolo che era stato battuto da Jean Dupuy, poi questa volta commette fallo Ramsayer ai danni di Riva e c'è un calcio di punizione in favore della squadra italiana. Il lancio di Riva a Chinaglia, colto in contropiede, stava spostandosi a destra, recuperato da Chapuisat, Jean Dupé in posizione di ala sinistra, ad avanti Spinosi, stringe al centro Jean Dupé, tira Müller, tiro di Müller fuori. Tiro di Müller dopo che il precedente tiro di Jean Dupé era stato respinto da Rosato. Colpo di testa di Munchen, Odermatt commette fallo in gioco pericoloso su Riva, è nostro il calcio di punizione, lo tira Groppi, Riva, intervento di Ramsayer su Riva, calcio di punizione. C'è Rivera sulla palla, poco sulla sinistra, non inquadrato, è Riva. Tiro di Riva che passa la barriera, molto forte, ma termina sul fondo. Sono trascorsi 29 minuti del primo tempo. Italia e Svizzera sono sullo 0-0, ma si sono scambiati una notevole dose di puntate offensive e potevano passare in vantaggio sia l'una che l'altra squadra. Fallo di Mazzola rilevato da Cencer, punizione per la Svizzera battuta da Chapuisat, Kuhn, Balmer, ha toccato per ultimo Bellugi, quindi rimette con le mani la Svizzera di, con Odermatt, Kuhn. Il passaggio a Odermatt è fermato da Rivera, colpo di tacco per Agroppi, Burnic, Chinaglia, Riva, Riva, tunnel su Odermatt, Riva, tiro, ha colpito male la palla Riva, poi tenta il tiro anche Chinaglia, ribatte Munchen, Odermatt, calmo disimpegno su Kuhn, riprende Rivera, Mazzola, arriva Agroppi, colpisce male la palla dal basso in alto,
altissimo il tiro di Agroppi al 31esimo del primo tempo con le squadre sullo 0-0. Spinto Spinosi su Jean Dupé, Chinaglia servito da Mazzola, indietro a Rivera, Mazzola, tiro, parata, e riesce il portiere Prosperi a recuperare la palla che aveva perduto un istante prima dell'arrivo di Riva. Tiro di Meazza, tiro di Mazzola. Parlando di nazionale azzurra, ho scambiato Mazzola chiamandolo Meazza. Tiro di Mazzola al 32esimo del primo tempo, parato da Prosperi che non ha trattenuto, ma un istante prima del sopraggiungere di Riva è riuscito a recuperare la palla. Un passaggio indietro forse non voluto di Kuhn al portiere Prosperi, ha tolto la palla a Chinaglia. Hassler, il colpo di testa di Capello, di Mazzola, di Rosato, troppo lungo il lancio per Capello, è preda di Munchen, poi di Chapuisat, è il giocatore svizzero che gioca nella squadra di Parigi, Kuhn, Ramsayer lanciato molto bene sulla destra, Ramsayer, Jean Dupé, fermato altrettanto bene da Spinosi, Mazzola, Riva, lanciato da Mazzola, Riva, Mazzola, l'ultimo tocco non è riuscito, Mazzola non ha controllato il pallone che poteva essere prezioso per un tiro, riparte la Svizzera con Chapuisat, con Kuhn, libera Capello. Riprende Boffi e ancora Ramsayer, un terzino che ci dà qualche fastidio dalla parte sinistra della nostra difesa, fa partire questo cross, colpo di testa di Rosato, poi allontana Capello, ancora Groppi verso Capello, manca completamente la rovesciata Hasler, Capello, Mazzola, Agroppi, Chinaglia, va a terra Chinaglia su intervento di Boffi, calcio di punizione in favore della squadra italiana. 34esimo del primo tempo, le squadre sullo 0-0. Nutrita la barriera svizzera, c'era Mazzola sulla palla che si allontana, eccolo che va anche lui sulla barriera, c'è Rivera sulla palla, arriva poco dietro, tocco di Rivera, tiro di Riva e con il piede, con la punta del piede, Prosperi è riuscito ad alzare in corner tiro di Riva ed è il primo calcio d'angolo in nostro favore, tiro di Riva su azione susseguente a calcio di punizione alzato con il piede dal portiere svizzero, tutto sbilanciato, commette fallo Riva appoggiandosi sulle spalle di Ramsayer, gioco fermo, calcio di punizione in favore della squadra svizzera, mentre abbiamo rivisto la fortunosa parata del portiere Prosperi sul tiro di Riva. Adesso il fallo è di Bellucci su Palmer, punizione per la Svizzera. Comunicazione della stampa, sono presenti due soldi,
57.000 spettatori sono presenti. L'azione sulla destra svizzera fa giungere la palla a Müller, che tocca per ultimo lui e quindi è rimessa dal fondo. Müller voleva il calcio d'angolo, il guardalinee segnala a Tschentscher, che ha toccato per ultimo Müller, quindi rimette in gioco l'Italia. 9 minuti alla fine del primo tempo. Bellugi riesce ad effettuare il rinvio, spizza la palla indietro Kuhn, scatta Chinaglia, l'intervento di Boffi è un disimpegno con l'aiuto del portiere Prosper. Calcio di punizione per la Svizzera, c'era stato un fallo di Riva su Ramsayer non in possesso della palla. Il lancio di Kuhn, il colpo di destra di Capello, alza bene la palla a Groppi evitando Odermatt, poi serve Chinaglia, alla meglio Boffi. Fallo di Spinosi su Jean Dufay, calcio di punizione per gli svizzeri. Si strattonano Bellugi e Palmer, la punizione è per gli svizzeri. Bellugi ha commesso fallo su Palmer, i due si erano scambiati degli interventi regolari, ma evidentemente quello di Bellugi era stato precedente. Punizione per gli svizzeri, Odermatt, Hasler, ribatte Capello, Boffi e Chinaglia, Chapuisat, c'è una mossa tattica che si ripete nella squadra elvetica: quando ci sono delle azioni di calcio d'angolo o dei calci di punizione nell'area di rigore italiana, si porta in avanti Munchain, il libero che è altissimo, e retrocede nella posizione di libero Chapuisat. Ora c'era stato un fallo su Mazzola, il passaggio di Rivera arriva, non c'è intesa fra i due, Riva scattava al centro mentre Rivera gli appoggiava la palla in posizione di ala sinistra. Respinge Bellugi molto bene questa volta su Palmer, a Groppi, fallo di Odermatt su Agroppi, due svizzeri sono intervenuti su Agroppi, Odermatt era uno, l'altro era Kuhn, punizione per gli azzurri. La calciata Rivera, Riva, si è appoggiato bene la palla Riva per il tiro di sinistro, però poi non è riuscito a controllarla, ma la palla non è perduta, l'ha recuperata Rivera, ancora in area, Boffi respinge lunghissimo sulla palla Bellugi, Spinosi, Rosato, cross di Rosato, manca di un soffio il colpo di testa Capello, preceduto dall'intervento di Ramsayer, che ora ripete la sua azione offensiva sulla destra, lanciato bene da Odermatt. Hasler è il guardiano di Mazzola e viene trascinato in ogni parte del campo dal nostro capitano. Chapuisat,
terra Müller sull'intervento di Rosato. Dalla parte opposta risponde Chinaglia. Chinaglia non riesce a tirare per l'intervento difensivo di Boffi, che manda a terra il nostro centravanti. Intervento sulla palla, ma che comunque ha impedito il tiro a Chinaglia. Poteva esserci un calcio d'angolo che l'arbitro non ha rilevato. 4 minuti alla fine del primo tempo, ora l'azione è della Svizzera e ancora il terzino Ramsayer, che fa giungere dalle parti di Zoffi un pericoloso pallone che il nostro portiere controlla con molta calma. Capello, non riesce il lancio di Capello a Mazzola, che si era smarcato sulla destra. Rimessa in gioco di Capello, ancora indietro di Mazzola a Capello, è corto il passaggio per Rivera. Kuhn, Müller, 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 Kuhn, incespica nel controllare la palla Kuhn, che era stato servito bene in area da Müller. La risposta del contropiede italiano è un colpo di testa di Riva, che intende lanciare Chinaglia. Riprende la palla la Svizzera, che mostra di giocare un buon finale di primo tempo. Ecco Kuhn, quello che ha mancato la palla poco fa. Questi Hassler, l'altro terzino. Müller ancora in lotta con Rosato. Calcio di punizione per il fallo di Rosato, battuto da Müller. Hassler respinge Bellucci. Il tiro è stato di Munchen, il libero che vi dicevo si porta in avanti, sostituito indietro da Chapuisat. Tiro di Munchen, risponde Rivera. Agroppi, palla a metà strada fra Capello e Spinosi. Capello la rimette a Mazzola. Capello, Capello lanciato da Mazzola, cross di Capello, tiro di Rivera, bel tiro al volo di Rivera e grande parata di Prosperi, la più bella parata della partita fino a questo momento. Guardate il cross di Capello, la palla è sfiorata da Munchen, guardate il tiro al volo di Rivera, fortissimo, e la bella parata con pronto intuito di Prosperi in calcio d'angolo. Sul tiro dalla bandierina c'è un fallo di Riva, che si è appoggiato sulle spalle di un difensore. Punizione in favore degli svizzeri. Avanza Odermatt all'ultimo minuto del primo tempo. Rivera riconquista la palla, servito Riva, anticipato da un difensore che però fa giungere la palla a Chinaglia. Va la palla sul fondo dopo un intervento in gioco pericoloso di Boffi. Ecco che scade il 90° minuto. Müller, Müller con Rosato, Burnic allontana, Rosato è riuscito a contendere la palla a Müller, favorendo la respinta di Burnic. Ecco il fischio dell'arbitro, è finito il primo tempo, un primo tempo
che termina 0-0, ma giocato a grande levatura da entrambe le squadre. Dobbiamo rieccoci collegati con lo stadio di Berna, dove il freddo si è fatto ancora più pungente, cade anche un po' di pioggia simile a nevischio. Le squadre tornano in campo, inizia il secondo tempo, 0-0, l'Italia è alla destra dei nostri teleschermi. 1-0-0 giusto come pareggio, ma che poteva e doveva essere espresso con qualche gol all'attivo. Gli svizzeri hanno mancato almeno due occasioni da gol. La squadra italiana si è vista respingere dal portiere svizzero un tiro di Riva e uno di Rivera, il secondo con bravura, il primo con un po' di fortuna, e poi un gol la squadra italiana l'aveva segnato con Chinaglia. L'arbitro ce lo aveva anche concesso, ma su segnalazione del guardalinee, che aveva già sventolato il fuorigioco, ce lo ha poi annullato. 0-0 ed è cominciato il secondo tempo. Non ci sono state sostituzioni né da una parte né dall'altra. È Rivera che ha la palla, lancia Capello molto bene, l'apertura di Capello per Chinaglia contenuta da Munchen, il libero che poi appoggia il disimpegno su Kuhn, su Esler, ed ecco Jean Dupé, Müller che riesce a mandare al centro un pallone che Bellugi respinge e poi ribatte anche sul tentativo di tiro di Chapuisa. Asler, Müller, Müller alza la palla colpendola come può Bellugi ed è il calcio d'angolo, il primo della ripresa in favore degli svizzeri, che nel primo tempo ne hanno battuti 4. La Svizzera riparte all'attacco come ha fatto nel primo tempo, quando ha disputato i primi 15 minuti veramente molto bene. Odermatt respinge di pugno il pallone ad effetto insidiosissimo Zoff e si ripete il calcio d'angolo dall'altra parte. Ha tirato Jean Dupé, colpo di testa di Burnic che poi mette la palla a terra, Rivera, Riva, ha respinto Munchen, Spinosi, scambio con Rivera, Chinaglia, non passa Boffi, la finta di Chinaglia non ha tratto in inganno Boffi, però Boffi perde la palla servendo male Palmer. Chinaglia, Chinaglia, Riva, ha respinto Prosperi con i pugni, il tiro di Riva. Promette spettacolo la partita anche nel secondo tempo, così come ha fatto nel primo. Palmer, Chapuisa, Kuhn, Chapuisa, Palmer, Palmer va a terra su intervento di Bellugi dopo che aveva superato Capello. Calcio di punizione in favore degli svizzeri. È di prima, ha risposto l'arbitro alla domanda di Mazzola. Batte Odermatt, è il quarto della ripresa.
gran tiro di Ramsayer su colpo di testa di Burnic, tiro al volo di sinistro di Ramsayer che va fuori e sarebbe stato probabilmente imparabile. Tiro di Ramsayer al quinto minuto del secondo tempo. Rosato a Groppi, Chinaglia, il colpo di testa sul cross di Agroppi, ha allontanato Boffi, rimette Odermatt per Kuhn, Ramsayer, lunghissimo il lancio per Chantipé, poi entra in azione Chapuisat e il recupero di Capello fa segnare ancora un tiro dalla bandierina che è il settimo in favore degli svizzeri. Ha respinto con un soffio di anticipo Burnic sul tentativo di tuffo in avanti di Balmer. Capello, Rivera, Riva, non è calcio d'angolo secondo l'arbitro. Riva e Ramsayer avevano colpito la palla insieme, palla sul fondo, favorito in questo caso di dubbio come sempre il difensore, rimessa in gioco da parte degli svizzeri. Hessler, Jean Dupé, Kuhn, ed ecco Ramsayer liberatosi ancora una volta in posizione alla destra, bello il suo cross parato da Zoff mentre Bellucci tiene a bada Balmer. Non aggancia Capello il passaggio del suo compagno di squadra Spinosi, va fuori la palla, poi Müller carica Rosato, calcio di punizione in favore dell'Italia. C'è qualche scontro ma la partita è sostanzialmente corretta, giocata molto bene da due squadre che fanno più gioco offensivo di quanto non curino la parte difensiva. Rivera ha toccato per Bellucci, Agroppi, recupero di Odermatt su Agroppi, la rimessa in gioco del nostro mediano di spinta. Chinaglia si allunga troppo la palla, gliela toglie Odermatt, buono questo disimpegno degli svizzeri. Ramsayer rimane a terra su intervento di Burnic mentre l'attacco svizzero si delinea sulla sinistra e c'è un incidente a Ramsayer scontratosi con Burnic. Gioco fermo, incidente a Ramsayer, ottavo minuto del secondo tempo. È un terzino d'ala questo Ramsayer, molto insidioso. Anche se deve guardare Riva, ecco abbiamo rivisto lo scontro con Burnic, anche se deve guardare Riva che è sempre pericoloso come potenza di tiro. Chi è entrato su Ramsayer? Burnic. C'è Giuseppe Albertini che trasmette per la Svizzera di lingua italiana e mi ha chiesto chi era il giocatore italiano che si è scontrato con Ramsayer. Dicevo che questo Ramsayer, con tutto che è stato destinato alla guardia di Riva, si concede molti inserimenti in posizione offensiva e tutti molto intelligenti. Siamo lieti sportivamente che non gli sia successo niente, solo una contusione, già assorbita, riprende il suo posto. Balmer,
Palmer ancora dopo un tiro di Müller ribattuto. Ha liberato Burnic, scambio corto Rivera Capello, ferma poi Agroppi, lo spunto è di Riva che si sposta dalla destra ed è Boffi che abbandonando la guardia di Chinaglia va a chiudergli il corridoio consentendo il disimpegno. Lungo lancio di Munchain sulla sinistra dove c'è Hasler, Müller, Hasler, ferma Burnic che poi rinvia lungo fuori. Siamo 0-0 e sono stati giocati 10 minuti del secondo tempo. Fallo di Spinosi ai danni di Jean Dupé. Punizione per la Svizzera affidata a quanto sembra a Kuhn. Ha respinto bene Zoff, colpo di testa di Mazzola, rilancio di Capello a parabola, il colpo di testa di Munchain, serve però Rivera in una zona molto libera del campo, Rivera Chinaglia. Rivera, Capello, ecco l'apertura per Rosato. Giunge bene sulla palla ma conclude male di sinistro mettendo fuori. Inserimento a sorpresa di Rosato che ha controllato la palla ma poi ha tirato di sinistro mandando la palla fuori. Risponde la Svizzera con Jean Dupé. Balmer, Ramsayer, eccolo ancora a ritornare in avanti, tiro di Kuhn sul recupero di Rivera che lo contrasta e gli fa tirare la palla senza troppa forza, parata da Zoff. Agroppi, da Burnic ancora da Agroppi. Ha successo il recupero di Chapuisat, c'è per la squadra italiana solo una rimessa in gioco con le mani, la effettua Agroppi. Rivera, Chinaglia, Agroppi, Rivera, Bellugi, bel tiro di Bellugi, molto forte, a filo di traversa, tiro di Bellugi al 13°. Si alternano tutti i nostri giocatori, ecco rivediamo il bel tiro di Bellugi che passa radente la traversa. Si alternano tutti i nostri giocatori a tirare, anche i difensori, abbiamo visto poco fa Rosato con poca fortuna. Burnic interrompe un lancio in profondità per Chapuisat. Capello e Mazzola. Chinaglia, ben lanciato da Mazzola. Chinaglia, Riva. Tiro cross di Chinaglia, non controllato da Riva che mette fuori. Due belle azioni, tre con quella conclusa da Rosato in 2 minuti a favore dell'Italia al 13° minuto del secondo tempo. Si tratta di calcio d'angolo, ha toccato per ultimo Bellugi. Calcio d'angolo che coglie un po' a sorpresa la nostra difesa, Bellugi ha desistito dal rincorrere la palla perché pensava che si trattasse di fallo di fondo. Ad ogni modo è l'ottavo tiro dalla bandierina per gli svizzeri, noi ne abbiamo tirati due, tutte e due nel primo tempo. Odermatt calcia questo,
dalla bandierina al quindicesimo del secondo tempo. Ha mancato la palla a due passi da Zoff, ha mancato la palla Palmer dopo un'azione confusa in mischia. Mancano di conclusione entrambe le squadre, ma costruiscono notevoli palle gol. Eccolo un altro, Rivera arriva, apertura a Chinaglia che scattava in avanti ma riesce ugualmente a entrare in possesso della palla, viene spinto da Boffi, calcio di punizione in favore dell'Italia. Va a tirarlo Mazzola, alta per tutti la palla, la rincorre Rivera, la rimette al centro, la para Prosperi in uscita. Ribatte Rosato, dribbling di Agroppi. Riprendono la palla gli svizzeri con Müller, la riporta in avanti Odermatt che lancia lungo sulla sinistra, Palmer, il colpo di testa di Mazzola, saltato Mazzola, ecco il cross di Hassler, il colpo di testa di Spinosi, ancora Mazzola, la palla a terra. L'apertura lunga sulla sinistra, un bel lancio per Agroppi. Ancora Agroppi, respinge Prosperi sul tentativo di colpo di testa di Riva. Bellissima partita. Gli svizzeri vanno in avanti con Hassler, poi Palmer, va a terra Bellucci su fallo di Palmer, calcio di punizione in favore dell'Italia, battuto da Bellucci da posizione irregolare, l'arbitro lo fa ripetere. E vediamo Burnic che ora sta per batterlo, servendo Zoff per il rinvio. 17 minuti di gioco. È difficile individuare i migliori e i meno buoni nelle due squadre. 22 uomini che si stanno dando una leale battaglia, giocando apertamente, tentando di costruire azioni su azioni d'attacco e dando alla partita un tono elevato, degno della Coppa del Mondo che Italia e Svizzera stanno contendendosi questa sera a Berna. Fallo di Rosato che interviene a gamba tesa in gioco pericoloso su Müller, punizione in favore della Svizzera. La battuta Hassler, Ramsayer. Nuovo calcio d'angolo provocato da Spinosi che è intervenuto su Ramsayer. Una lotta fra i numeri due della partita. Una sostituzione tra gli svizzeri. Si tratta di Kunzli. Entra De Marmel. De Marmel, scusate, De Marmel. De Marmel. De Marmel. Ed è uscito Kun. Bella respinta di Zoff sul calcio d'angolo, De Marmel al posto di Kun, non c'è più il numero 6, malinteso Agroppi, Chinaglia, riparte Boffi, colpo di testa di Rosato, è andato via Kun, il numero 6 della Svizzera, è entrato De Marmel, colpo di testa di Bellucci che è saltato più alto. Ecco, ha toccato De Marmel. Numero 6, 14, numero 10, De Marmel.
di Rivera per Riva Occhinaglia, colpo di testa in tuffo di Boffi che sbroglia una situazione molto pericolosa. Applaudito l'intervento di Boffi, ecco subito un lancio di Odermatt verso Jean Dupé, toglie la palla all'avversario Spinosi, mentre Müller ha mandato a gambe all'aria Rosato, non in possesso del pallone. Malinteso tra i nostri attaccanti, mette fuori Agroppi, rimessa in gioco della Svizzera Odermatt. Il lancio di Odermatt, il tiro al volo di Jean Dupé, ribattuto prima da Burnic, poi respinge Bellugi, colpisce Jean Dupé e la palla va sul fondo. 20 minuti di gioco nel secondo tempo, Italia e Svizzera sono ancora sullo 0-0, malgrado le numerose occasioni offensive che si sono scambiate. Ha sfiorato la palla Chinaglia, interviene su Riva il terzino Ramsayer, ha la meglio ma dietro riprende la palla prima Mazzola ed ora Capello, ecco l'apertura su Rosato, ancora Capello, c'è un fallo di Odermatt su Capello che rimane leggermente contuso, calcio di punizione in favore della squadra italiana. Da Rivera a Rosato, l'apertura di Rosato per Spinosi, tira anche Spinosi alto di poco sulla traversa. Hanno tirato tutti, giusto anche il tiro di Spinosi molto forte, alto sulla traversa così come era stato alto il tiro del compagno di linea Bellugi poco fa. Conquistato la palla Chinaglia, il lancio di Riva a Rivera, Chinaglia, tiro di Chinaglia, fuori, si è disimpegnato molto bene Chinaglia, ha fatto partire un gran bolide sinistro che è passato un paio di metri al lato della porta di Prosperi. Il tiro di Chinaglia al 23° del secondo tempo. Palmer, ecco De Marmel, il nuovo entrato al posto di Kuhn, De Marmel, Hasler, ha liberato Burnic, corto, la palla è ripresa da Odermatt sul quale gioca Groppi, Odermatt, ecco il cross. Müller ha riconquistato irregolarmente un pallone che era già di Burnic, ferma il gioco l'arbitro e comanda questo calcio di punizione che batte la nostra difesa. Colpo di testa di Spinosi, Mazzola, bel lancio a Capello, cross di Capello, esce Prosperi, Müller risponde dalla parte opposta, è caduto ma è stato il primo a rialzarsi Müller e poi stanco conclude con un tiro senza difficoltà, però è ancora Müller che ha la palla, fa partire di sinistro un insidiosissimo cross che Zoff vede e para, fallo di Boffi su Chinaglia, calcio di punizione in favore della squadra italiana, scambio Chinaglia-Capello,
scatto di Chinaglia, accanto a lui c'è Chapuisat. Capello, entra in azione anche il nostro capitano Mazzola. Ecco lo scatto di Mazzola. Mazzola serve poi al centro Chinaglia, anticipato da Boffi, in calcio d'angolo. La partita è sempre viva e interessante. Calcio d'angolo di Mazzola. La parata di Prosperi. Sul lancio di Chapuisat, la palla è presa da Palmer, sul quale interviene Bellugi in scivolata. Mazzola, buona intesa con Capello sulla destra, che va a terra al suo intervento alle spalle di Munchen. Calcio di punizione ovviamente in nostro favore. Mazzola e Capello sulla palla, toccata la palla da Capello, è in possesso ora di Mazzola. Rivera, Capello, Agroppi, Rivera, cross per Riva, un po' troppo alto, ha respinto la difesa. Jean Dupé, bello il suo dribbling, va a terra Jean Dupé su intervento di Agroppi, calcio di punizione in favore degli svizzeri e siamo al 26esimo minuto del secondo tempo, sempre 0-0, ma è una partita che può decidersi da un momento all'altro, da una parte o dall'altra. Odermatt, Jean Dupé, Odermatt, bello il suo cross teso, respinge Burnic, parata di Zoff sul tiro di Chapuisat dalla sinistra, tiro di Chapuisat su respinta di Burnic, parata di Zoff a terra, il tiro non era molto forte ma insidiosissimo, la palla rimbalzava sul terreno. La rimessa in gioco è italiana, su Burnic aveva toccato per ultimo Hasler. Burnic ritorna al suo ruolo, la rimessa in gioco è stata effettuata da Rivera, il passaggio a Capello, indietro ancora Burnic che lascia a Rivera, Capello, Riva, Mazzola, Capello, Chapuisat difende la palla su Capello, la tocca per ultimo ed è un calcio d'angolo in favore della squadra italiana. 28esimo del secondo tempo. Va a calciare dalla bandierina Rivera. Parata di Prosperi, malgrado il tentativo di fallo di mano di Capello. Chinaglia, apertura bella su Rivera, che si libera bene di De Marmel, poi serve Agroppi, Agroppi e Odermatt. Va a terra Agroppi su intervento di Odermatt che è irregolare, c'è un calcio di punizione in favore della squadra italiana. Il tiro è di Rivera. Chinaglia, Capello che non riesce a tirare per la difesa di Chapuisat. Rimessa in gioco di Mazzola.
Chinaglia. Chinaglia si è aiutato con una mano, Schencher fischia, calcio di punizione è per gli svizzeri. Ed è la mezz'ora del secondo tempo. De Marmel ha girato molto bene da Rivera, ancora Rivera, De Marmel rimette in avanti Burnic, Riva, il colpo di testa di Ramsayer, mette la palla a terra Odermatt, De Marmel. Hasler. C'è stato un passaggio indietro di un nostro difensore che non ho individuato bene, che stava per procurare dei guai a Zoff, che è uscito tempestivamente riparando la distrazione del compagno di squadra. Capello, Chinaglia, il passaggio indietro ancora a Capello, sulla destra Rivera, mentre Zoff, vedete, è rimasto leggermente contuso nell'azione precedente, non riesce, lo scatto di Rivera lo ferma Chapuisat, mentre Hasler riporta l'insidia dalla nostra metà campo. Ramsayer e il terzino, ancora lui, effettua il cross, allontana Bellucci che viene colpito da Palmer, che è entrato a gamba tesa, niente di grave, Bellucci si riprende subito. La rimessa in gioco di Mazzola, Agroppi, Rosato, Rosato, ribattuto il tiro, ma Rosato ha contrastato irregolarmente in take l'avversario che era Boffi, gioco pericoloso e punizione per gli svizzeri. Jean Dupé mette però fuori il passaggio di ritorno per Chapuisat, la rimessa in gioco di Mazzola, Agroppi indietro a Burnic, Capello, Rivera che tenta il pallonetto o più probabilmente tenta un cross per la testa di Riva. Comunque la palla va fuori, mentre Prosperi era andato a chiudere il suo angolo di destra della porta. Lancio per Palmer, ma la palla va nettamente fuori. Su Palmer come un'ombra gioca Bellucci. Tocco di Mazzola indietro per Bellucci, rinvio lungo di Bellucci per Chinaglia, colpo di testa di Boffi e Chinaglia, la palla rimbalza dove c'è Hasler, Odermatt, mentre Ramsayer scatta e va a portarsi alla destra, ed ecco Odermatt che gli affida la palla. Ramsayer scatta proprio bene da ala, però si allunga troppo la palla, Agroppi la fa sua servendo Mazzola, preciso Mazzola, un bel lancio a Rivera. Chinaglia, Rivera si libera molto bene di Boffi, Rivera, Chinaglia e la palla sfiora la traversa, splendida azione del nostro attacco con scambi iniziati da Mazzola, proseguiti da Chinaglia e Rivera, eccolo il cross conclusivo di Rivera, il colpo di testa di Chinaglia che va a sfiorare la traversa, è forse la più bella azione costruita dai nostri attaccanti. Al 34esimo del secondo tempo. Punteggio è 0-0, ora prova la Svizzera in attacco sulla sinistra con Hasler. Il lancio è per Jean Dupuy, Odermatt,
Agroppi si inserisce bene fra i due, tocca la palla a Jean Dupé, la rimessa in gioco è per gli azzurri. Da Spinosi ad Agroppi, tocca per ultimo Agroppi mentre Odermatt era intervenuto alle sue spalle, rimessa in gioco di Odermatt, intervento di Rosato che mette fuori a sua volta il suo Müller, sempre di Odermatt la rimessa in gioco con le mani. Tenta questo lancio in profondità Hassler, che si era liberato e manda la palla nettamente sul fondo. 10 minuti alla fine di questo avvincente incontro di Berna. Burnic, Agroppi a Rivera, Riva, Rivera, Riva, riesce a respingere la palla, Mazzola riconquista la palla servendo Capello, Rivera, il colpo di tacco in area per Chinaglia, fra i due si inserisce Boffi e rinvia, rimessi in gioco di Mazzola, Bellugi, Mazzola, Bellugi, Mazzola, Rivera, suggerimento di Rivera a metà strada fra Chinaglia e Mazzola, passa il pallone pericolosissimo, nessuno dei nostri due attaccanti scatta, la palla si perde, ecco un attacco svizzero di Chapuisa, Odermatt, il tiro di Odermatt è sul fondo, questa volta Odermatt, il regista della squadra svizzera, ha concluso da solo, ha tentato la conclusione da solo mandando la palla sul fondo. Sempre a notevole livello la prova di Odermatt, anche se non all'altezza di altre sue precedenti applaudite esibizioni. Sul rinvio di Zoff, la respinta del libero Mundschein, Mazzola, Rivera, controlla male la palla Rivera, quando tenta di riconquistarla a De Marmel, entra a gamba tesa, punizione per gli svizzeri. Ecco De Marmel, mentre c'è un incidente a Odermatt che sta facendosi massaggiare, lo scatto di Müller, ancora Müller che è superato da Burnic, entra a gamba tesa su Agroppi e c'è un calcio di punizione in nostro favore con richiamo dell'arbitro a Müller, mentre Odermatt ha ripreso il suo posto. 7 minuti alla fine. Colpo di testa di Boffi, Capello, sull'attacco di Chapuisa, Capello perde il pallone, la rimessa in gioco è per Boffi ed Hassler che duettano finché la palla giunge a Odermatt che mostra di avere assorbito bene il suo incidente. Il lancio è fermato da Spinosi, il primo a rincorrere la palla è Hassler, Odermatt, Agroppi, ed è Mazzola che va a aiutare Agroppi nella respinta, la palla è presa da Jean Dupé, Ramsayer perde il controllo della palla, Riva, solo Chinaglia in attacco con Mundschein, il colpo di testa di Mundschein, avanza Rivera, in anticipo Boffi, riconquista la palla Chinaglia, Riva,
Riva, Riva, tiro, e la palla va fuori di un soffio sul tiro di Riva. Gran tiro di Riva, 6 minuti dalla fine. Grande botta che è passata pochissimo distante dal palo destro di Prosperi e sarebbe stata imprendibile. Ecco, la rivediamo, malgrado il volo di Boffi, la palla sfiora e va fuori mentre c'è uno scambio di colpi fra Rosato e Müller. E l'arbitro ammonisce, ammonizione a Rosato. Ammonizione a Rosato, che è intervenuto regolarmente su Müller, e calcio di punizione in favore della Svizzera. Fatta la punizione Odermatt. Anzi no, gli affida la palla indietro Ramsayer. Odermatt. Difesa di Riva, Mazzola, mischia, esce dalla mischia Müller, Müller, e la palla va fuori sfiorando il palo di Zoff con tiro di Müller. Subito restituita dalla Svizzera l'occasione avuta poco fa da Riva con il tiro di Müller che sfiora il palo della porta di Zoff. Ecco, lo rivediamo, il tiro di Müller, bello teso, che passa poco sulla sinistra della porta di Zoff, tiro di Müller. Colpo di testa di Chinaglia, Mundschein colpisce male la palla, la deve rincorrere Hassler. Chapuisat ed Hassler, Mundschein. De Marmel, fermato da Burnic, De Marmel va a terra, ma Odermatt è pronto a proseguire l'azione. Müller, Müller è Rosato. Müller porta la palla sul fondo, chiede invano il calcio d'angolo, è rimessa dal fondo da parte nostra. Devia la palla a Groppi, riesce a mettere fuori causa Odermatt, ma manda la palla fuori. La rimessa in gioco di Ramsayer. Müller impedisce il colpo di testa di Rosato, calcio di punizione in favore della squadra italiana. La calciata Burnic, sulla sinistra c'è Chinaglia. Il passaggio indietro di Mundschein. Questi è Boffi, il guardiano di Chinaglia, che è stato severamente impegnato dal nostro centravanti. Odermatt riesce a far proseguire la palla, Rosato. Va fuori la palla, Rosato non riesce a perfezionare il rinvio dopo essere intervenuto di forza su un avversario, poi tocca Riva, va fuori anche la palla, arriva la rimessa in gioco di Odermatt, Müller e Rosato. Calcio di punizione già battuto, Müller. Rosato riesce a recuperare la palla a Müller, poi allontana Mazzola. Chinaglia si accorge con un attimo di ritardo che la strada verso Prosperi era libero e non scatta. Il finale è svizzero. Riesce a rinviare Rosato, ma questa volta il fallo era di Müller, calcio di punizione in favore della Svizzera. Un minuto alla fine. Thank you.
battuto la punizione Mazzola. Rincorre la palla Boffi, finge di passare al portiere e quindi sbilancia Chinaglia. Rimette Hasler. Il lancio a Chapuisat che fa proseguire la palla sull'intervento di Burnic. Rimane a terra Chapuisat. Calcio di punizione in favore della Svizzera. Batte la punizione Hasler, alza la palla Chapuisat, colpo di testa di Agroppi sul quale commette fallo Odermatt, calcio di punizione in favore della squadra italiana. E sono scaduti i 90 minuti. Ecco il rinvio di Zoff ed ecco il fischio finale dell'arbitro Schencher. Finisce 0-0 Italia-Svizzera a Berna. Che dire dopo questa partita, che potevamo vincere e abbiamo avuto numerose occasioni per farlo, ma potevamo anche perdere perché anche gli svizzeri sono andati vicinissimi al gol. Quindi si può dire che il pareggio sia giusto, un pareggio giustissimo, che però poteva e doveva essere espresso con un numero di gol, perché le squadre hanno svolto un volume d'azione in attacco veramente degno di una partita internazionale a livello della Coppa del Mondo. Sia nel primo tempo che nel secondo, Italia e Svizzera si sono affrontate a viso aperto tentando di segnare il loro gol, e probabilmente il gol che avrebbe segnato una squadra sarebbe stato quello della vittoria.